Assessore D'Ascoli, oggi altre iniziative che l'assessorato ha messo in campo e che soprattutto possono essere un punto di riferimento per quello che è i settori produttivi della città. Sì, stamattina ne abbiamo diverse di novità. Allora abbiamo innanzitutto la pubblicazione che avverrà in giornata sia all'albero pretorio sia nelle bacheche comunali, nell'estratto e soprattutto sul sito del comune, del bando taxi. Bando taxi che dopo anni in realtà di rinvio e soprattutto di posizioni in stand-by per varie motivazioni è stato ripreso e riammodernato in diversi suoi passaggi, soprattutto adeguati alle esigenze locali e territoriali. Avremo 5 posti, 5 licenze per taxi e abbiamo individuato anche le giuste sistemazioni logistiche, quindi appostazioni. Avremo una posizione al Corso Mazzini, località Epitaffio, in maniera tale che potrà essere di servizio sia nelle fermate degli autobus di linea che arrivano anche che collegano infatti la città con il centro, sia per la struttura dell'alberghiera ricettizia che è sempre in località lì presso lo svincolo autostradale. Poi avremo una posizione centrale qui all'ingresso che servirà tutto il centro, che è all'ingresso della villa comunale, un'altra giù all'altezza di San Francesco e del nostro santuario, e altre due invece in piazza De Marinis allo svincolo all'uscita della stazione ferroviaria. Oltre a questo abbiamo un'altra importante realtà: abbiamo preso atto della planimetria, della nuova riperimetrazione del consorzio Cava Centro Commerciale Centro Naturale, ed è fondamentale soprattutto aver dato una definizione certa ora di quello che è il centro storico e sul quale sono presenti quasi 70 iniziative commerciali e che potranno accedere a forme di finanziamento regionale per il riammodernamento e l'informatizzazione delle loro attività. Abbiamo anche, dobbiamo sottolineare come amministrazione, invitare soprattutto anche la partecipazione degli operatori artigiani locali ad usufruire della possibilità che ha dato il bando regionale per l'artigianato, che contribuisce a fondo perduto fino all'importo di 15.000 euro su delle iniziative che verranno presentate dagli operatori per un importo complessivo di 30.000 euro. È fondamentale perché 15.000 euro a fondo perduto in questo momento con un'idea di servizi può costituire effettivamente un motivo di rilancio dell'attività di artigianato e servizi. Abbiamo anche avviato invece con gli uffici il protocollo di gemellaggio con la piattaforma dell'ASI, cioè in realtà è una piattaforma informatica che consentirà all'ufficio tecnico urbanistico e attività produttive di lavorare in linea e di avere un trasferimento dati ed una banca dati comune che consentirà con il consorzio ASI, sull'esperienza del consorzio ZAI Verona e Politecnico di Milano, di interfacciarsi sulle banche dati territoriali, commerciali e industriali, quindi di tutta la zona ASI di Salerno e quindi anche in prospettiva della risoluzione della nostra problematica ASI. Ci sarà un successivo invito a breve in questi giorni alle realtà dei ceramisti di partecipare con il patrocinio del Comune di uno spazio che il Comune acquisirà nella prima fiera della ceramica del Centro Sud. Si terrà ad Ariano Irpino tra il 20 e il 22 marzo e il Comune quindi lanceremo un invito di adesione e di partecipazione in maniera tale che potremo promuovere tutta la ceramica artistica e tradizionale in questa vetrina che è importantissima per il Centro Sud.